Ciao Serena, sono Matteo, spero tu stia bene. Allora, ti aspetto a casa mia alle ore 19 in punto. Sappi che non sarai l'unica donna. Allora, ho ricevuto anche un invito a cena, quindi non posso mica andare così. Dovrò anche lavarmi, prepararmi e tutto quanto. Quindi, momento doccia, telecamera, ti piazzo qua e noi andiamo in doccia. Lo so, siete abituati a vedermi tra un campo da calcio e una pista da hockey o su un campo da tennis. Ho una rivelazione da farvi, però, che potrà scioccarvi. Serena è anche una ragazza, non riesco ancora a dire donna, normalissima, a cui piace uscire, dedicarsi alle attività umane, come leggere, guardare le serie criminali in TV e, ahinoi, mangiare bene. L'invito a cena, nonostante tutti i punti di domanda, è quindi una graditissima sorpresa. Sono proprio curiosa di entrare nella casa di una famiglia ticinese. Dunque, sono stata invitata a cena, ma non so dove vado, il che mi preoccupa assai, perché cosa mi metto? E niente, cioè alla fine non andrò, non vado perché non so cosa metto. Allora, 19 puntuale, quindi la gente è piuttosto precisa. Ecco, cioè tipo sono già in difficoltà, no? Ho 575.000 vestiti e niente da mettermi. Allora, se ci fosse tipo mia mamma, adesso mi direbbe: "Ah, la tuta, metti la tuta, che va sempre bene la tuta." No, e io invece ti frego, cara mamma, e prendo la gonna lunga. Hai capito? Potrebbe andare, potrebbe andare. Questo è il secondo. Sì, a parte che devo riuscire a chiuderlo bene, mi piace anche questo. Dunque, per il terzo noto che A non devo cambiare la giletta, non mi piacciono le spalline, B devo cambiare anche il sotto perché è un po' troppo trasparente, quindi questo si è già autoeliminato, complimenti, non sei più tra noi. Allora, di solito la prima scelta è quella giusta. In questo caso, no, nel senso che sceglierò la gonna con la maglietta. Nel frattempo, sempre all'oscuro di tutto, la produzione mi ha impostato il GPS con l'indirizzo della meta di questa sera, così non rischio di pascolare in giro per il cantone. E luce fu. Una cena al buio. Beh, poteva andarmi anche peggio. Un po' di rosino sulle guancette, tipo Heidi. Mettiamo questi che stanno bene con la maglietta. Questo vale la pena di essere filmato. Siccome sono tutti ordinati per colore, almeno quello è un po' facilitato. Poi le mie amiche mi chiedono: "Scusa, ma come fai a fare la polvere?" E li tolgo. Come faccio? Quindi questo. Esatto. Allora, arrivare a mani vuote a cena a casa di sconosciuti, tra l'altro, pessima idea. Quindi ci sono dei buoni che la produzione mi ha fornito da dare alla fine. Buono numero uno: 100 franchi da spendere al centro Breggia a Balerne. Buono numero due: caffè per tutta la famiglia al bar vicino a casa, offerto da noi. Buono numero 3: cena per tutta la famiglia al Ciani di Lugano. Allora, io adesso li preparo e li metto dentro in queste buste bianche. Mischio, ok? E poi scrivo: busta
1, busta 2, busta 3, e anche coi buoni siamo a posto. Borsa ce l'ho, buoni ce li ho, giacchetta in caso fossimo fuori, metti che c'è vento, ce l'ho. Bene, quindi tutto pronto, io sono pronta, è ora di andare. Allora ragazzi, tra poco arriva un ospite molto importante. Non fatemi far figure, non fateci far figure, non litigate tra di voi, almeno per una sera, state tranquille, sereno, un personaggio importante, mi raccomando ragazze, mi raccomando, ok? State sereni. Lei è una tipa sportiva di solito mangia cose sane, allora cosa c'è di meglio che il nostro bel orto? Guarda qui, tre belle patate, questi possono servire. Un kumar. Kumar. Poi queste. Voilà. Tre, però se una mangiuna, tre non sono abbastanza. Prendiamo un'altra. E poi, visto che siamo qua, quei bel tomati senza stappo. Vedi. Questi, rosa di Berna. Voilà. Allora ragazzi, è il momento di mettersi all'opera, perché sennò chi ha ciapo mirate. Allora, Linda, tu ti occupi del rosmarino, lo speli ben bene, io mi occupo del prosciutto, Marcella tu mi tagli il pollo, okay. Tagli bene perché è molto importante, eh? Forza, sì. All'opera, via! Riso. C'è. Champagne. C'è. Ma mo statusa, la mangerà tanto o la mangerà poco? Va, mette la musica, va. Vai, scià, crepa la guarnizione. Ah, Emma, mi guardi per favore in forno le roselline, a che punto sono? Grazie. Manca ancora un po'. Un po' quanto? 10 minuti. Grazie. Oh, finalmente anche una delle figlie al lavoro. Cosa stai preparando, Emma? Niente, silenzio stampa. Immagino una sorpresa per il dessert. Il cibo quasi pronto. La tavola anche. Manchi solo tu, Serena. Ti stiamo aspettando. Allora, siamo arrivati. Questa è la vista, ve lo dico, c'è una fragranza di natura spettacolare, poi vedo un logo, quindi mi fa pensare che comunque è una famiglia di sportivi, e poi c'è un'indicazione, anzi più di una, poi ne trovo un'altra. Ok. C'è un suonare qui, e poi attenzione, c'è un menù. Allora, roselline alle zucchine, no, alle fucchine. Chi sono le fucchine? Chilometro zero, torretta mi melanzane. Qua c'è qualcosa che non va, bruschetta, i pomodorini, risotto allo champagne con salto in bocca in salsa ratafia, crema al mango con biscottino e sfogliatina alla Nutella. Devo suonare. Suono? Cosa dite? Suono, suono. Ok, perfetto. Oh, ma benvenuta! Ciao! Ti attendavamo da tanto. Non è vero, sono puntualissima, sono le 19.00. No, è 1 e 20 secondi. No, va bene, no. Ok, allora prego, non mi fate avanti, entrare. Avanti. Ciao, permesso. Piacere.
Matteo, piacere, piacere. Accomodati pure. Al piano di sopra? Salgo? Sì. Ok. Ciao, ben arrivato. Aspetta che ti inquadro. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Marcella. Serena. Ciao. Ok, devo fare... Oh, c'è anche altra gente. Sì, permesso. Sì. Avanti. Ah, neanche pochi. Sono tantissime. Tantissime, tutte femmine, dicono. Questa è una cosa fantastica. Ciao ragazze. Ok, allora aspetta che ci presentiamo. Giulia. Ciao, Serena, piacere. Emma. Ciao Serena, piacere. Linda. Ciao Serena, piacere. Ragazzi, io cioè, non mi ricordo già più niente. Che bella casa che avete. Sì. Ok. E allora, visto che io sono una brava ospite, vado a lavarmi le mani. Prego. Qua, sì, prego. Prego, accompagno. Prego. Prima impressione, carinissimi, io veramente non mi aspettavo tutte queste donne, cioè tre figlie, tre, una, due, tre. Piccola nota negativa, ma quello lo appurerò dopo. Ho notato degli errori nel menù, ma non so se sono fatti apposta per ingannarmi oppure effettivamente bisogna rivedere il menù, ma lo scopriremo dopo. Ciao. Io voglio sapere del menù. Sì. Cioè, è normale che le zucchine invece si chiamino in un altro modo? Cos'è scritto? Ho sbagliato. Allora, devo andare un attimo al computer perché ho sbagliato a scrivere. Arrivo subito! No, un momento, c'è una seconda domanda. C'è una seconda domanda. Nella seconda pietanza. Sì? Cosa succede? Che anch'io. Secondo te, cosa leggo io? Cosa hai scritto? Ma non è possibile, ma chi ha fatto? Tu! Ma adesso alzi la mano, vogliamo il colpevole! Devo andare subito a prendere il mio segretario. Segretario, vieni subito! Peccati. Eccoci! Ecco. L'antipasto è pronto. Le famose fucchine? Le famose fucchine, okay. Sono qui. Tris di antipasto. Ah, tris di antipasto su un piatto, esatto. Interessante. Allora, la fucchina qual è? La fucchina questa. Questa qua, sì. Rosellina di fucchina. Fucchina, questa sì. È la montagnetta mimelanzane. Sì. E questa qui invece è la bruschetta. Speriamo sia buono. Prego. Grazie. Abbiamo cercato di approfittare dei frutti del nostro orto per non inquinare e per far sì che si può consumare un po' anche quello che si coltiva, perché è importante, è vero ragazzi? Mm-hmm. Che bello, sembra di stare a lezione a scuola. Devo dire che l'antipasto invece era molto buono, e anche le fucchine erano particolarmente invitanti e quindi pollice su. Oh, ma c'è anche una casa sull'albero! Attenzione! Ci ho provato anch'io a fare la casa sull'albero. Soprattutto avevo provato a fare un impianto di carrucole con la mia vicina di casa. Per fare... È passato via il camion dell'immondizia, ma tira via più cose. Quanto? Un disastro. Ma qual è una zucca? Sì. Ma la tenete per Halloween? Ah, ma c'è proprio. I peperoni melanzani. Cos'è che sono i friggitelli? I friggitelli sono quei peperoni verdini lì che non sono piccanti. Che verso si fa per attirare le tartarughe? No, adesso non vengono sotto lì, sono come si vede lì. Accidenti. Ah, ma sono grandi! Sono due, sono grosse così e poi due. Mamma, non schiacciare. Ma come fate a riconoscerle? Voi, donzelle, vi occupate dell'orto? No. No. Cosa fai di lavoro? L'ortolano. Beh sì, se avete, se avete l'orto. Mi occupo di... diritto tributario e purtroppo di persone anche sfortunate che hanno perso il loro posto di lavoro. E la tua gentil donna fa la mamma? Mamma casalinga e sono maestra di scuola dell'infanzia. Mm-hmm. Faccio supplenze e docente d'appoggio. Sì. È permesso? Che cosa bolle in pentola? Un risotto allo champagne. C'è una salsina ratafià qua dentro. Ecco, e poi lì nel forno ci sono i voltini di pollo. Comunque, sei sempre tu che cucini in casa? Ma quando il lavoro me lo permette, sì. Perché io mi chiudo in queste quattro mura e per quelle due orette nessuno può entrare, sono qua in pace. Una carriera d'eccezione. Grazie signorina cameriera.
piatto hai un risotto allo champagne, sì, con degli involtini di pollo, mm-hmm, con salsa ratafià. Allora, visto che io faccio l'imbucata, no? Mm. E l'imbucata è una persona piuttosto curiosa. Tremate! Aiuto! Comincio a versarmi del vino per fare no, un è coraggio. Perché comunque allora abbiamo escluso Linda e Emma giustamente per la giovane età, perché a 9, a 13 anni si presume che si facciano ancora degli sport, delle corse, rotolamenti nell'erba e cose simili. No, pupazzi, non è vero? Pupazzi di neve. E poi dopo tipo sbam. Invece a 15 raccontaci della tua vita sentimentale. No, dai, io voglio sapere, ce l'hai Moroso? Ah. C'è il giudice Marcella. Ma è stato approvato dalla famiglia il Moroso? Ma io non ci ho ancora parlato. Ah, perché è nuovo? Sì. Sì, fresco. Ah, fresco. Ok. Fresco di quante? Cioè giorni, settimane? 10 giorni. Ok. Allora, spagnolo, la faccia della mamma. Preoccupata la mamma? No, la mamma non è preoccupata. Perché conosce il soggetto, la mamma? Sì, già visto, sì. E? Lembra un fieu. No, non lo so. Mamma, andiamo identici. Abbiamo messo un po' in imbarazzo la povera Giulia. Speriamo che non litighino e che la coppia non si separi per colpa nostra. Abbiamo detto che è un bravissimo ragazzo. Come l'hai scelto? O ti ha scelta lui? No, io... Ma mi piace mettere in imbarazzo le persone. Si sono scelti. Oh, eccola. Hai già una carriera per finire a Law & Order. Ma esatto, è proprio la sua aspirazione, tra l'altro. Sì, Emma vuole fare il giudice. Di pace o roba criminale? Di pace. Linda, bene. Cosa vuoi fare da grande? Maestra d'asilo. Attenzione, calca le orme della mamma e... Chirurgo. Allora, io vorrei dirvi che per adesso la cena mi è gustata molto. Sì. E che ho apprezzato soprattutto il fatto di aver utilizzato cibo del vostro orto. Un orto, tra l'altro. Cioè, allora, io calcola che a casa ho una di quelle vasche antichissime, mm-hmm, di pietra, dove di solito lavavi i panni, no? Sì. E l'avevo trasformata in mini orticello, quindi avevo dentro l'insalatina, i peperoncini e il prezzemolo. Mo che più dentro una got, ci sono solo fiorellini, però questa è la mia esperienza di orticello. Cara ascoltatrice, è importante partire da lì, si parte da un piccolo orticello per avere poi un grande orticello. Parola di Tumatis, direi. Ecco ragazzi, io qui a questo momento... ho una... cioè non ce la posso fare. No, io vi lascio un attimo. Sì. Posso lasciare? Prego. Io adesso vado. Vuoi ancora un po' di risotto? No. Anzi, versatemi del vino che ho bisogno di bere. Prosecco? Sì, prosecco. Bagno. Luce. Se mi sentite urlare è tutto ok? Sono a cena con Tumatis! Sapevo io che ci aveva l'orto così bello, fatto così bene. Ho detto, caspita, è uno che c'ha il pollice verde. Ecco lì, per la mamma e per sé. Grazie mille. Ecco, tutto ciò è spettacolare. Ecco, vada lì. Grandissimo, cosa si fa dopo cena? Possono giocare a tombola. No. Ah, sì. Scala? Sì. Signore e signori, è finalmente arrivato il momento del gioco. Adesso tirerò fuori le mie tre buste. Qui, nella mia borsetta, ho portato, grazie per l'aiuto, delle buste. Busta 3, busta 2. Busta 1. All'interno di queste buste ci sono dei premi. Wow. Io non vi dirò quali premi sono, so quali premi ci sono, però ho fatto in modo di non sapere quale premio corrispondesse a quale busta, quindi non posso neanche indirizzarvi su quale busta voi vogliate. Quindi adesso io mi aspetto che voi confabuliate e decidiate quale busta prendere. Decidete voi, non mi assumo responsabilità. No, fortunatamente siete voi due, che, qual è, secondo voi qual è, vediamo.
però il 3 è il numero perfetto. Ma io sono la ragazza di mezzo e punto 2. Ah, punto 2, Linda. 3. 2, 3, Giulia. Giulia, vai. No. 1. 1. Anch'io sarei per l'1. Quindi, Emo. Quale eliminiamo? Quale che abbiamo detto? E la 2 la eliminiamo. E guardate che c'è quella che era. Eliminata la busta numero 2. Guardate che voi potreste pentire. Quindi io direi, intanto vediamo che cosa avete eliminato. Ok, signori e signori. Mi sa che la venaia venga, vuole la mia, Dima. Sì, vi è andata proprio bene. Avete eliminato il buono per un caffè al bar vicino a casa per tutta la famiglia. Dalla produzione. Che peccato però, sarebbe stato un bel momento di famiglia, vabbè. Meno male. Siamo all'ardua scelta, busta 1 o busta 3? Giulia, tu cosa dici? 1, Emma, a sto punto, o 1 o 3? Sei tu. Perché abbiamo detto 2, 3, 1. No, io non chiederei, lei voleva la 2, voleva la 2, non la. Allora, 1. Vada per la 1. Vai. Prendiamo la 1. Prendiamo la 1. Ok, allora apriamo la busta numero 1. Che tensione. Rullo di tamburi. Ai ai ai. Una penitenza. Che ciappe, signori e signori. Mi fa vedere. Allora, per voi, tutta la famiglia, un buono al ristorante Ciani a Lugano. Ma grazie, evviva. Vedi però che fortuna, la prima famiglia già subito il premio IEA. Bravi, andate a giocare all'otto. Mangiare abbiamo mangiato, bere abbiamo bevuto e la famiglia Gerosa ha pure vinto un bel premio, meritato dopo la bella serata che abbiamo trascorso insieme. Ora è il momento dei saluti, ma soprattutto è il momento di dare le note a questa prima esperienza. Casa, 4,5. Se dovessi pensare a una casa di cinese, me la immagino proprio così, con un bel giardino, in una zona tranquilla, con tanto verde. L'orto è uno spettacolo e mi piace il fatto che le ragazze abbiano uno spazio all'aperto tutto per loro. Accoglienza, 5. La segnaletica, l'idea di stampare il menù e appenderlo alla porta mi hanno resa subito partecipe e mi hanno fatta sentire ben voluta, come una vera ospite d'onore. Cibo, 4,5. Mi è piaciuto molto il fatto di aver utilizzato i prodotti dell'orto, il menù era buono e poi ho apprezzato molto che Emma abbia aiutato a fare il dolce. Cura dei dettagli. 4. La tavola era ben preparata, ma ahimè il menù non era volutamente scritto sbagliato per depistarmi. La sorpresa. 5,5. Ma ero a cena col Tumatis, vi rendete conto? Cioè, finalmente ho dato un volto a quella voce, è stata davvero una bellissima scoperta.